È arrivato il momento di presentare anche il main sponsor, anche se forse già anticipato da qualche testata, però è giusto presentarlo ufficialmente per come dire, la testimonianza di vicinanza e di investimento che ha fatto l'azienda. Sarà il VPC dell'avvocato Vigorito, facciamo vedere la divisa che già, eccola qui. Rega gli altri sponsor, Elettrocanali, 2G, Seachert, KPM e ovviamente il main sponsor che sarà il PPC. L'avvocato purtroppo non è potuto essere presente per impegni professionali, ma non mancherà successivamente al palazzetto. Il PPC, devo essere onesto, già l'anno scorso ci ha sostenuto, quest'anno ha creduto ancora di più in noi, tant'è che affiancherà la ragione sociale alla nostra. Sarà il VPC Delfes Avellino, da oggi in poi mi auguro resterà il VPC Delfes Avellino. L'obiettivo è quello di fare una stagione importante, sicuramente abbiamo imparato molto degli errori dello scorso anno e abbiamo cercato di tracciare una strada completamente diversa grazie anche a questi aiuti importanti che sono arrivati da un'azienda come VPC e quindi ringrazio ovviamente ancora una volta il presidente Vigorito e queste diciamo così nuove amicizie ci danno la possibilità di programmare in maniera diversa rispetto agli altri anni, ci danno una maggiore serenità. È un campionato importante, difficile, abbiamo investito, questo è sotto gli occhi di tutti e quindi ci aspettiamo dei risultati che non sono necessariamente quelli che ho visto anticipati su alcune testate, ma ci sta nel gioco delle parti. L'obiettivo è quello di raggiungere una permanenza nella B d'eccellenza, se poi dovesse arrivare questo risultato attraverso i playoff tanto di guadagnato, ma l'obiettivo principale è restare in B d'eccellenza, quindi all'interno dei playout e salvarsi il prima possibile. Questo lo dico, lo ribadisco e lo sottoscrivo oggi, non ovviamente nelle come dire, percentuali fisiche di resistenza sicuramente di energia rispetto agli altri compagni perché viene da un lungo stop, ma è un professionista serio, si è messo subito a disposizione, quindi sarà della partita al 100%. Noi ce lo auguriamo, l'importante è non fare il passo più lungo della gamba, quindi gli errori che sono stati fatti in passato ci hanno insegnato che probabilmente la realtà di Avellino oggi può sopportare finanziariamente ed economicamente questo, cioè un campionato di serie B o B d'eccellenza ha dei costi molto elevati, per la nostra città rappresenta una vetrina importante, dobbiamo immaginare di allontanare l'idea dei fasti del passato, non ce lo possiamo più permettere come realtà e credo che molti abbiano cominciato a comprendere questa nuova visione e forse ripartire da una come dire, matrice più territoriale si confà anche alle nostre origini, diciamo così. Ritorna alla B d'eccellenza di tanto tempo fa, che prevede addirittura l'innesto di un giocatore straniero extracomunitario, quindi significa anche in termini di costi, di livelli tecnici, profili importanti. Ci stiamo strutturando ovviamente già in questa ottica, la figura di Antonello Nevola è fondamentale per crescere anche sotto questi aspetti, perché il consulente di mercato deve essere una persona che ha avuto già esperienze da questo punto di vista e lui ce l'ha. Ci auguriamo di poterlo sfruttare in questa direzione anche il prossimo anno ovviamente. Ci sono iniziative che metteremo in atto nel corso della stagione con gli istituti della provincia, porteremo i giocatori negli istituti per avvicinare i bambini al basket e per far conoscere loro alla provincia. Sicuramente partire con il piede giusto è quello che ci auguriamo, è quello per cui stiamo lavorando tutti i giorni duramente anche con il coach e con i compagni, quindi sarebbe l'ideale. Ovviamente la storia ci insegna che non possiamo prendere sotto gamba nessuna partita, bisogna essere sempre concentrati al 100% e quindi questo sarà il presupposto per fare bene già dalla prima giornata. Diciamo abbiamo avuto delle buone risposte anche durante le amichevoli, anche ad orari che possono risultare un po' scomodi, comunque le persone sono venute, quindi ci hanno dato un primo feedback positivo. Speriamo che possa crescere così e che possa addirittura aumentare la loro risposta così da avere questo cosiddetto sesto uomo.
Diciamo che dal primo momento che abbiamo presentato la squadra c'è stato entusiasmo, si è riacceso quel fermento che è mancato negli ultimi 2 anni. C'è vicinanza del pubblico, al di là degli abbonamenti sottoscritti, vengono a vedere gli allenamenti, seguono la squadra e questo ci fa molto piacere. Anzi, io mi auguro che quanti più si avvicinano al basket, alla Delfes, all'IVPC Delfes, mi auguro quanti più si avvicinano.